Ma ciao tesori miei, buongiorno e benvenuti in un nuovo video. Sì, lo so, io continuo ad ostinarmi a dire buongiorno, ma in realtà è tutto tranne che buongiorno. E in realtà sono anche una falsa, perché questa non è la vera intro. Io la intro l'avevo già fatta, ma questo video doveva essere un'altra cosa ed è una delusione pazzesca. Vi racconto, praticamente io vi stavo facendo questo video per commentare insieme Barbie, qui le prove. Ma ciao tesori miei, buongiorno e benvenuti in un nuovo video dove non ci vedo assolutamente niente perché sono davanti al sole. Allora, oggi vi porto con la mia amica Lea. Stiamo andando a vedere Barbie. Come avete visto, appunto, io e Lea ci stavamo a vedere Barbie, perché volevamo commentarla magari sotto diversi aspetti. Nel senso, io da mamma, comunque, non portandoci comunque le bambine, volevo commentarla in un certo modo, perché avevo letto su internet delle cose, e lei invece avrebbe avuto un approccio comunque da donna adulta, che comunque lei è più grande di me, quindi magari potevamo dare, perché no, delle opinioni che poi magari non interessavano a nessuno, però lascia fa, noi volevamo dare comunque la nostra opinione, perché è un paese libero e ci piace parlare. Comunque, fatto sta, abbiamo deciso appunto di andare. Siamo andate in realtà con altre due ragazze, con altre due amiche. Il problema è che io l'avevo detto nel gruppo, regà, mi hanno detto che sì, cacchio di biglietti sono introvabili, forse sarebbe meglio prenotarli. No, ma te pare, no. Vabbè, ho detto vabbè, ok, sarò esagerata io. Siamo arrivati davanti, i biglietti non c'erano fino a domenica, adesso è tipo lunedì, cioè nel senso, no. Che cacchio di giorno è oggi? Giovedì, vabbè, uguale, però nel senso, oh mio Dio, quindi niente biglietti. Quindi alla fine abbiamo deciso di andarci a divertire, ma in realtà è stata un'ottima idea, andare al Joy Village, che era letteralmente a fianco, e ci siamo scatenati lì, siamo stati stra bene. Arrivate! Non era in camera. Sì, io che costringo Lea ad andare nei posti che non sappiamo se c'è casa di qualcuno qua. Però guarda che sfondo. Ora non chiedere dove siamo, non lo so, ma guarda che sfondo. Poi vi spiego che cosa è successo a Barbie, ma non siamo riusciti ad andarla a vedere, ma ci consoliamo e ci consoliamo bene. Voglio prendere questo per Zoe. Chiara, sei tutti noi. Voglio prendere sto coso per Zoe. Oddio. Chiara, ma perché lo devi prendere per Zoe? Lo voglio io, voglio Biancaneve. L'avevo preso, giuro. Vai, provaci. Giuro che l'avevo preso. Se no provo questo qui. Thank you.
sì! Ma mette meglio i loro appunti. Io sto rosicando. Adesso testiamo la forza di Chiara. Oh oh! Oh oh! Vai, vai! Forte! Zero! C'avevo paura di colpire! Ma non gli fai del male, eh! Vai! Neanche capito come si passa il gioco. Io alla fine ho vinto anche un cosino, oddio, un cosino di topolino per Lara o Zoe, e poi ho preso un braccialettino perché sono stati carinissimi, perché loro hanno fatto tutti i punti, tutti quanti, anche io, tutti quanti insieme abbiamo fatto punti ai vari, come si chiama, i vari giochini, li abbiamo messi tutti insieme, alla fine erano 170 punti, ho preso un braccialetto, abbiamo deciso di prendere una cosa per le bambine e abbiamo preso un braccialetto appunto, ma anche le altre due ragazze, cioè troppo carine, e abbiamo preso appunto il braccialetto per Lara o Zoe, ma vediamo, credo che il braccialetto lo do a Lara e il pupazzetto lo do a Zoe. E niente, quindi comunque è stata una fantastica serata, ma per noi non finisce qui. Adesso vi porto con me, perché porto lei a sua casa mia. Andiamo su casa mia perché povera Stella, la faccio lavorare pochissimo, che è stanca. Quindi let's go, che poi stiamo andando nel buio questo. Namo. Oddio, senti che fresco. Senti che fresco. Ma tu devi uscire dalla macchina e sentire il fresco. Ma senti che fresco. Va bene, ci vediamo su casa. Sistemiamo due cose, anche perché qua, raga, cioè, sono nel buio pesso. Mamma mia. Vabbè, no. Ok, siamo arrivate, siamo già al lavoro, come vedete. E la cosa bella è che si sta benissimo, perché stiamo col condizionatore, con l'acquetta, col ghiaccio. Una favola. Meglio se così non si fa, perché sti giorni fa troppo caldo. Quindi metterci a lavorare in un posto comodino caldino, sì, buonanotte. Comodino e freddino è meravigliosino.
Caro vicinino, sembro il vicino di Homer Simpson, signor Flanders. Comunque, vi faccio vedere che ore sono. Ebbene sì, 00:02. E le sue ultime parole famose erano: oggi non mi fai fare mezzanotte. Infatti, ma tra poco la lascio andare, poverina. Con me ogni volta è tipo una... come si dice? Un rapimento. La rapisco per ore e non la faccio più andare via. Però, vabbè, però un rapimento... No, fruttuoso. Beh. Ok, meno male. Ma oggi ci siamo ammazzate le risate. Comunque, finisco. Finiamo, ci vediamo quando io mi metto a letto. E mi sono messa a letto e non mi sono ancora struccata. E sembro rossa perché ho il good vibes qua davanti. Mi sono ritrovata nella live di una ragazza su TikTok, perché praticamente ci seguivamo a vicenda, comunque ci conoscevamo solo tramite social. Lei era in live, io le ho commentato la live, altre tesorine erano in live, hanno fatto Chiara, lei ha preso e mi ha invitata. E siamo rimaste lì a parlare, quindi vabbè, bello. E, però ho fatto tardi, quindi sono tipo le 3. Quindi poi mi sono messa in live da sola e... ora sono tipo le 3. Veramente peccato per Barbie, porca miseria, volevo tantissimo vederlo. Avrò portato sfiga io a non vestirmi di rosa andando a vedere Barbie. Comunque adoro quando ci sono questi eventi, questi trend che seguono tutti. Io le adoro perché ti senti parte di qualcosa. Mi piace questa... cioè, perché molti la vedono male, la commentano male come cosa tipo tutte pecore, tutte che vanno insieme. No, raga, è proprio bello perché, cioè, arrivato lì sembrava tipo tutti rosa, erano tutti vestiti di rosa per andare a vedere Barbie. Cioè, raga, bellissimo. Cioè, sembrava quasi per forza. Cioè, se vai a vedere Barbie devi vestirti di rosa. Almeno un elemento rosa ce lo deve avere. Io ero tutto in nero. E niente, raga. Comunque, vabbè, a parte questo è stata una bellissima serata. Non vi abbiamo ripreso le altre due amiche perché appunto non sono social. Però è stato veramente tanto tanto carino. E niente, amori miei. Oddio, cioè il mio... ciappino per i capelli, ho preso un ciappino per i capelli enorme, dato che ho l'extension, le amo queste extension, comunque adoro. E vabbè, niente amori miei, ci vediamo nel prossimo video, ore 14:30, sempre qui, sempre su questo canale, anche perché sto registrando dei video dei quali io vado proprio fiera nell'ultimo periodo, li adoro, stra in fissa, sto vivendo tante belle esperienze, vi sto portando tante belle cose, quindi sono molto contenta e niente, non vedo l'ora di postarveli, quindi rimanete sempre qui collegati per vedere delle belle. Love you.